Gentilissimo dottor Fontanella, io la ringrazio per la sua disponibilità, è un vero piacere oggi poter fare questa intervista con lei e le chiedo subito, dopo 2 mesi di osservazione diretta, rispetto ai meccanismi di azione del Covid-19, cosa avete scoperto di nuovo come medicina interna? Caro Giuseppe, quello che abbiamo scoperto sui meccanismi di azione è in realtà ciò che abbiamo letto su una letteratura enorme, invasiva, invadente, addirittura ridondante e spesso contraddittoria. Quindi io ti parlerò sostanzialmente dell'esperienza di un ospedale no Covid come il mio, ma che essendo inserito nell'area dell'emergenza territoriale ha dovuto creare un suo percorso Covid con un triage portato avanti l'ospedale nella classica tenda in modo da difendere le persone e difendere questi ospedali che in fin dei conti sono misti dalla contaminazione. Ciò che caratterizza questo virus nuovo nei suoi comportamenti è la sua incredibile poliedricità, la sua eterogeneità. Né nel manifestarsi come fenotipi, né nel modo in cui si esprime, talvolta addirittura dei quadri di esordio che non hanno a che vedere con le caratteristiche classiche di una infezione delle prime vie aeree o che dir si voglia. Abbiamo avuto casi esorditi con scompenso cardiaco acuto, con fibrillazione atriale parossistica ad alta risposta, con stroke addirittura. E un'altra cosa che caratterizza la straordinaria eterogeneità di questo virus è che anche le sue modalità di aggravamento sono diverse da persona a persona e non sono collegate spesso a delle caratteristiche specifiche della persona. Nel senso che noi vediamo delle persone che partono in modo tremendo perché hanno portato la virosi a casa per diversi giorni e che poi si raddrizzano e viceversa. E dobbiamo anche fare delle considerazioni importanti sulla mortalità di questo virus, cioè distinguere quelle persone che sono morte per l'infezione da coronavirus, da quelle che sono morte con il coronavirus e che sono quelle poi più anziane, più complesse, più fragili, più polipatologiche, che muoiono per le loro patologie in realtà. Quindi il modo diverso di presentarsi e di evolvere, l'importanza del substrato verso il quale si trovano, sono ciò che caratterizzano la diversità di questo virus. Ecco, e secondo lei, alla luce di queste proprio nuove conoscenze, cosa possiamo aspettarci dalle sperimentazioni sui farmaci in corso? Anche qui le classi di farmaci che sono sperimentate sono, alcune hanno anche concluso con discreto successo, sono diverse e differenti proprio per le diverse fasi attraverso cui questa virosi passa. Ci sono i farmaci antivirali, ci sono i farmaci antinfiammatori, intendendosi per questi quelli che sono particolarmente usati nelle patologie reumatiche, cioè che sono in grado di contrastare la tremenda tempesta interleuchinica che si scatena. Ci sono i farmaci ad azione anticoagulante. Bene, in questa enorme diversità, ripeto, con tutta una serie di trial in corso e alcuni già conclusi, specie sugli antivirali, io ritengo che la cosa maggiore che noi dobbiamo essere in grado di riuscire a captare è il momento più opportuno in cui utilizzare i singoli farmaci, proprio perché la malattia attraversa fasi differenti. Attraverso una fase viremica, qui sicuramente gli antivirali possono avere una loro azione. Per passare poi alla fase flogistica, alla tempesta citochimica vera e propria, qui cominciano ad entrare in azione anche la considerazione di empirismi da noi fatti, in cui l'aggiunta anche dello steroide a un certo punto sembra mutare radicalmente il decorso. Noi fondamentalmente ci muoviamo su base empirica e ci muoviamo spesso su off-label di farmaci sulla base presunta della fisiopatologia. Però questo empirismo ci ha insegnato a modulare la nostra azione a seconda della fase della malattia stessa, sempre nell'attesa del vaccino, di cui abbiamo ora migliori speranze, allorché si è obiettivamente individuato come i pazienti che guariscono hanno una risposta anticorpale significativa caratterizzata contro degli antigeni specifici. E questa è una premessa di assoluta importanza. Bene, invece se dovesse dare un suggerimento a un suo collega internista o un infermiere per affrontare l'emergenza ancora tutt'oggi in corso, cosa si sentirebbe di dire? Beh, tra i tanti suggerimenti che si possono dare, naturalmente il suggerimento principale è quello di rispettare bene le regole della non contaminazione.
di essere estremamente attenti nella protezione personale e nella protezione degli ammalati. In ospedali in cui noi non abbiamo l'alta concentrazione di virus, cosa dalla quale forse si deve anche un po' ripensare, perché l'approccio iniziale, specie in altre regioni, a fronte anche di una minore conoscenza dei meccanismi, era di concentrarli. La concentrazione ha portato in certi ospedali a delle cariche viremiche spaventose, che non spesso non giovano né al personale, che, specie se non abituato a combattere contro la contaminazione, né nei confronti dell'ammalato. Ma in ospedali come il nostro, in cui noi selezioniamo e spostiamo, salvo non poterli spostare mai, come pazienti che hanno fatto una malattia, una polmonite da Covid veramente importante e non hanno mai avuto il tampone positivo, ho dovuto curarli fino alla fine per 20 giorni. Allora l'estrema attenzione è quella di essere molto attenti a non contaminarsi e anche nel passare da un paziente all'altro, specie nelle zone grigie, come quelle del mio ospedale, in cui noi abbiamo i sospetti in attesa di divenire probabili, ma detergersi, cambiare i guanti, noi stessi medici pulire lo stetoscopio nel cambiare. Questi sono dei suggerimenti banali, perché tutto il resto nasce poi dalla letteratura, ma e dall'esperienza di altri, però l'estrema attenzione a non contaminare se stessi e a evitare la contaminazione degli ospedali quando come i nostri sono misti è di estrema importanza. La ringrazio veramente molto, dottor Fontanella, per questa sua disponibilità. Sicuramente le posso augurare una buona continuazione, un buon lavoro e sperando di risentirci a presto anche. Grazie Grazie. mille Giuseppe, a presto, Grazie. arrivederci. Arrivederci a tutti.